second assault had begun. The plan was a simple one. The SHC were to attack from the sea and secure the three obstacles. Here, here, and here. This would allow the heavy stuff to get through, ready for phase two. However, the Teddy's battlemaster, the mysterious Von Krippelspeck, was waiting for his giant gun of doom. Bene, allora, eccoci qui all'inizio del mio let's play di Conquer Live Exodia. Essendo un let's play di tutto il gioco, comprende anche questa campagna di multiplayer. E comincerò dalla parte che precede gli eventi del gioco principale, che è appunto qui il secondo assalto. In modo da fare le cose in ordine cronologico. Allora, prendetevi il fucile questo personaggio e mettete le munizioni su automatico. Iniziate a sparare qui dove ci sono quei barili. Se intanto l'energia vi cala potete premere X per ricaricarvela. Vi raccomando di muovervi così almeno colpiscono il meno possibile. Magari lanciatemi una bomba. Non mi ricarico l'energia. Poi vi sparo. Se avete raccolto munizioni di qualcun altro, cioè queste palle gialle, avrete anche il Mergan, scusate, quell'altra arma che lancia delle specie di mine, inoltre alle munizioni infinite. Quindi vi raccomando di spararmi un po'. Oddio, non ho chiuso. Bene, abbiamo eliminato il primo blocco. Ora andiamo avanti con il secondo. State bene attenti a alle persone sopra i conti che vi sparano. Per fortuna potete rinascere qui una volta eliminato il fungo. Thank you.
Ok, il secondo blocco è quasi eliminato. Ecco fatto. E ora possiamo partire anche dalla seconda difesa. Ok. Vedete quella volta, bene, distruggiamola. Ora dobbiamo entrare nella porta dove, nella base dove sta Funkenstein, che si crede sia il re delle donne. E come avete visto nel filmato, prima che lui faccia saltare in aria gli scoiattoli. Ciò che accadrà se perdiamo. Possiamo trovare un po' di armi speciali, questa difesa, che è una torretta e sparerà tutti gli helix, finché non morirete, quindi vi auguro di non morire, altrimenti la torretta sparirà, molto simile a quella di Perfect Dark, che la si chiama adatto. E come quella di Perfect Dark, la torretta in Conquer, ne può essere messa una sola. Accidenti, sto per caricare l'energia. Vabbè. Ciò possiamo ancora fare. Non ho ancora detto l'ultima parola. Il peccato di questa campagna multiplayer è che non esiste una canonicità e non si sa se alla fine delle battaglie vincono i tennis o gli scoiattoli. Qui dovete sparare alla porta, se non salterà in aria. Che non state in aria voi. Abbiamo quasi distrutto la porta. Speriamo che perderemo questa battaglia, ma non è importante.
possiamo solo sperare a sconfiggere, ma c'è solo da lì. E potremo vincere o perdere. Scade il tempo che volevo.